Dispiace non aver portato a casa l'intera posta, perché penso che comunque nell'economia della partita abbiamo fatto una buona gara, oltre alla sufficienza, purtroppo paghiamo queste disattenzioni, queste banalità a caro prezzo, perché a volte sembra che spegniamo l'interruttore e prendiamo gol, però poi dopo non posso rammaricare niente, perché due volte siamo andati sotto e l'abbiamo ripresa con coraggio, forza, abbiamo creato abbastanza. È un punto che comunque ci prendiamo e ci avvicina alla matematica salvezza. Siamo un po' rammaricati, ma nello stesso tempo contenti, perché comunque abbiamo ripreso la gara e non era semplice. Non molla mai, anche nel momento di difficoltà cerca sempre di stare in partita, di fare delle cose fatte bene. Ripeto, oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, condita da qualche errore che abbiamo pagato a caro prezzo. E questo è questa è la prima missione del Nodaresco, era salvarsi prima possibile. Credo che adesso abbiamo dei punti ci possono far stare tranquilli sotto questo punto di vista. Dobbiamo ancora raccimolare qualche punticino, sperando di arrivare alla quota salvezza nel breve tempo possibile, per poi dopo divertirci con il passare delle giornate. La squadra è in crescita, ci crede in quello che fa, dobbiamo solo stare più attenti in qualche piccola disattenzione che paghiamo sempre a caro prezzo. No, Marancone ha preso una botta, sta bene, solo una piccola contusione, mentre Scipioni aveva avuto un piccolo problemino al flessore. Abbiamo ritenuto, abbiamo avuto, diciamo, dal fisioterapista doveva stare fermo, e quindi in questo momento abbiamo deciso così. Adesso rientrerà a pieno regime già da martedì. Sì, io non posso far altro che complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto una prestazione a livello di anima, di forza, di coraggio, di cuore, di tutto. Quindi per me, io onestamente oggi non posso essere altro che orgoglioso, specialmente dopo la settimana che si è vissuta. Non ci scordiamo che abbiamo un'età media comunque, anche noi giovane, non come la vostra, però anche noi siamo molto giovani, quindi è giusto che comunque magari qualcuno poteva risentire, no, di tutta questa settimana. Invece i ragazzi, dico, sono sincero, abbiamo fatto gruppo, abbiamo fatto famiglia, perché poi sono tutti ragazzi veramente bravi, io non posso che fare complimenti. Sì, assolutamente, nelle prossime ore decideremo e scioglieremo le riserve e faremo sicuramente l'annuncio del nuovo allenatore, che ci deve supportare, aiutare e cercare di far rendere al meglio questi ragazzi, che sono fantastici. Onestamente credo che veramente basta tanta umiltà, tanto lavoro per far rendere bene questi ragazzi, perché sono ragazzi di cuore, e oggi l'ho scoperto ancora di più.